Buon pomeriggio da Manuel Codignoni che vi parla dalla cabina di commento del circuito belga di Spa-Francorchamps. Una gara particolare, una gara che si disputa con ancora negli occhi le terribili immagini dello schianto che ieri ha costato la vita al pilota di Formula 2 Antoine Hubert. Tutte le macchine presentano degli adesivi, delle scritte a ricordare lo sfortunato 22enne pilota transalpino. Tutte le squadre sono listate al lutto, tutte le squadre indossano il lutto al braccio, piloti, meccanici, tutti i membri dei team, a testimonianza di come quest'oggi si corra nel ricordo di questo pilota sfortunatissima, veramente la dinamica che ha portato all'incidente con conseguenze tragiche di ieri. I piloti molto emozionati nel corso del minuto di raccoglimento che è stato effettuato pochi minuti fa per ricordare proprio il corridore che correva con la macchina numero 19, l'anno scorso vincitore del campionato di GP3, quest'anno al debutto in Formula 2, era un rookie, aveva 22 anni, l'avrebbe compiuto 23 anni in settembre, aveva già vinto due gare tra cui quella di Monte Carlo, dunque un pilota talentuoso che faceva parte del Renault Junior Team e che sarebbe stato poi l'oggetto del desiderio dei team per il 2020 e soprattutto per il 2021. Parliamo di Formula 1, una giovane carriera ma soprattutto una giovane vita spezzata. Restano gravi anche le condizioni dell'altro pilota rimasto coinvolto nell'incidente, lo statunitense ma nato in Ecuador, Juan Manuel Correa, che resta ricoverato all'ospedale di Liegi. Si parla di fratture multiple a gambe e piedi e anche di problemi alla spina dorsale che non dovrebbero però essere gravi, anche se comunque vige il massimo riservo sulle condizioni di Correa. Non si sa ancora, insomma, in buona sostanza quali potranno essere le conseguenze dell'incidente. Tutto è pronto, si accendono i semafori, 3, 4, 5, lo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio. Parte bene Sebastian Vettel, parte bene anche Lewis Hamilton, attenzione a Charles Leclerc che riesce a girare in prima posizione, Lewis Hamilton affianca Sebastian Vettel, finisce sulla via di fuga Sebastian Vettel che tiene comunque giù il piede, ma Hamilton è passato, Leclerc, Hamilton, Vettel, Bottas. Hamilton è riuscito a prendersi la posizione nei confronti di Sebastian Vettel, Leclerc è in testa, si scollina ora all'Eau Rouge, attenzione al motore Ferrari che è molto potente, può provare subito Sebastian Vettel a riprendersi la posizione, lo fa infatti all'esterno di Lewis Hamilton, ruota a ruota sul lunghissimo rettilineo del Kemmel, è passato Sebastian Vettel, si riprende la seconda posizione Sebastian Vettel, dunque è nuovamente 1-2 Ferrari. Attenzione, c'è un incidente ed è Max Verstappen che è finito a muro. Attenzione, Max Verstappen è finito a muro proprio all'esterno dell'Eau Rouge, macchina infilata nelle protezioni, il pilota comunque si muove all'interno della vettura, abbiamo visto togliere le mani dal volante, ma c'è bandiera gialla ed entra anche la safety car, dunque corsa neutralizzata, fondamentale per le rosse di Maranello cercare di acquisire un vantaggio in questa prima fase di gara, perché il venerdì si è visto che sulla gestione gomma, sui long run, la Mercedes si è avvantaggiata, dunque guadagnare spazio in questa fase in cui le rosse sono più efficaci è cruciale per poi potersi difendere quando la prestazione della gomma andrà a calare. Ferrari continuano a viaggiare su dei tempi costanti con Charles Leclerc che abbassa costantemente quello che è il record della pista e il suo ritmo, andando da buona formichina a scavare un solco che può risultare veramente importantissimo in ottica anche strategica, in ottica pit stop, in ottica possibile a tentativo di undercut da parte della Mercedes. Dunque condotta di gara oculata delle Ferrari, si ferma in box invece anticipando la sosta la Ferrari di Sebastian Vettel, che mentre Lewis Hamilton prosegue si ferma ai box. A questo punto per la Mercedes si aprono due possibilità: andare a copiare la strategia della Ferrari oppure cercare di restare in pista il più possibile con questa gomma per poi allungare lo stint, fermarsi più tardi ed arrivare nel finale di gara con una gomma più fresca rispetto a quella di Sebastian Vettel. Vedremo quella che sarà la scelta. Intanto prosegue in pista Charles Leclerc, vediamo cosa fanno le Mercedes, proseguono anche entrambe le Mercedes, devono ancora fermarsi. E questa era l'indicazione a Charles Leclerc da parte del suo ingegnere di andare a fermarsi ai box. Sosta ai box per Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton prosegue in pista, così come prosegue anche Valtteri Bottas in pista. Sosta per Charles Leclerc che riparte, 2 secondi e 4, buona la sosta ai box del pilota monegasco. Di nuovo in Belgio da Manuel Codignoni, Gran Premio di Formula 1.
29esimo giro dei 44 previsti, tutti hanno effettuato la loro sosta: Leclerc, Vettel, Hamilton, Bottas. Queste le prime quattro posizioni. Al termine di tutte quante le soste, Charles Leclerc era alle spalle di Sebastian Vettel, ma con gomma molto più fresca gli si è riportato praticamente subito dietro ed è arrivato l'ordine di scuderia in casa Ferrari: fai passare Charles Leclerc. Al giro numero 27 dunque Leclerc è passato, è al comando, ha 3 secondi di vantaggio su Sebastian Vettel. Sebastian Vettel che ora deve difendersi dal ritorno di Lewis Hamilton, che ha gomma molto più fresca del tedesco, perché Vettel si è fermato al 16esimo giro, Hamilton al 23esimo, dunque 7 giri di differenza tra i pneumatici di Hamilton e Sebastian Vettel. Il pilota britannico della Mercedes si sta avvicinando con grande rapidità agli scarichi di Sebastian Vettel. Una lotta che favorisce Charles Leclerc, perché? Perché in questa fase Lewis Hamilton è nettamente più veloce di Sebastian Vettel, ma il pilota tedesco della Ferrari lo costringe al suo ritmo e così facendo anche in questo caso Charles Leclerc ha guadagnato 7 decimi sia su Vettel che su Hamilton, ed ora il vantaggio è di 4 secondi e 8. Dunque, oltre che difesa della posizione ovvia per Sebastian Vettel, c'è anche un gioco di squadra importante per preservare il primo posto di Charles Leclerc. Sarà un finale, saranno 13 giri veramente da vivere con il cuore in gola. C'è Lewis Hamilton che prova l'attacco all'esterno della chicane, but stop, si difende Sebastian Vettel, vicinissimi due piloti con grande decisione. Lewis Hamilton aveva provato a farsi vedere negli specchietti di Sebastian Vettel. Vettel è stato bravo a chiudere la posizione, ma restano attaccati due ora. Il tornante della Source, vediamo come viene affrontato. Leggermente largo Sebastian Vettel, è più stretto Lewis Hamilton che riesce ad accelerare forse un po' prima rispetto a Sebastian Vettel. Ora giù in discesa verso Eau Rouge e Arcadillon, avrà anche il vantaggio del DRS Lewis Hamilton, che è molto vicino in questa fase, non è mai stato così vicino. Attenzione perché Hamilton può prendere la posizione a Sebastian Vettel, si difende coprendo l'interno Sebastian Vettel, si prende l'esterno Lewis Hamilton, ruota a ruota alla chicane di Lecombe e passa Lewis Hamilton. Lewis Hamilton supera Sebastian Vettel e passa in seconda posizione. Leclerc, Hamilton, Vettel, Bottas, queste le prime quattro posizioni. Ora bisognerà vedere quello che è il ritmo. Di certo la resistenza strenua che ha fornito Sebastian Vettel è stata cruciale, perché il distacco tra Leclerc e Hamilton è di 6 secondi e mezzo, era di appena 3 secondi all'uscita dai box, dunque questi 3 secondi potrebbero risultare cruciali per la difesa della prima posizione di Leclerc. Vettel in questo momento sta rientrando ai box anche perché alle sue spalle si era fatta grandissima l'ombra negli specchietti dell'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, e allora sosta ai box per Sebastian Vettel per arrivare in sicurezza alla fine del Gran Premio. Del resto Bottas probabilmente lo avrebbe passato senza problemi, aveva lo spazio per fermarsi prima che arrivasse la quinta macchina in classifica, ovvero quello di Lando Norris. Quindi questa è una sosta che potrà magari anche consentire a Sebastian Vettel di prendersi il punticino del giro più veloce. Gran Premio tra l'altro emozionalmente molto significativo per Leclerc, che ieri ha perso il suo amico Antoine Hubert, ha postato anche insomma sui social una foto che lo ritrae da ragazzino assieme al pilota scomparso in Formula 2. Immaginiamo la voglia di Leclerc insomma anche di conquistare la sua prima vittoria in Formula 1 per dedicarla alla memoria dell'amico scomparso, una extra motivazione, non che ne abbia bisogno, per cercare di portare a termine quella che è una vera e propria impresa che regalerebbe alla Ferrari il primo successo di una stagione fin qui tribolata. E Giovinazzi sta dando vita a una gran gara gagliarda, ha superato Daniel Ricciardo in un punto dove usualmente i sorpassi non si effettuano, ed ora occupa una meritata nona posizione, punti che sono più che mai ossigeno per la stagione, per la sfortunata stagione di Giovinazzi. E ci aspettano, mi sa, 3 giri e mezzo proprio da fiato, da formicotone. Eh sì, perché Hamilton continua a rosicchiare, per modo di dire, perché questo giro ha guadagnato parecchio nei confronti di Charles Leclerc. 1.47.3 il tempo di Hamilton, 1.48.5 il tempo di Leclerc, 1 secondo e 2. Ora il vantaggio è sceso a 3 secondi e 8. Hamilton che sta giocandosi veramente il tutto per tutto per provare ad avvicinare Leclerc. Leclerc risponde nel primo settore riguadagnandogli 3 decimi, 30 e 8 Leclerc, 31 e 1 Hamilton, 3 secondi e 7 in questo momento
il vantaggio di Leclerc quando siamo nel corso del 41esimo dei 44 giri, dunque quando mancano tre giri al termine, tre giri da vivere veramente con il cuore in gola. 21 chilometri che probabilmente saranno i più lunghi della carriera in Formula 1 per Charles Leclerc, perché sta per arrivare potrebbe arrivare la sua prima vittoria in Formula 1, perché potrebbe diventare il più giovane pilota a vincere una corsa con l'insegna del cavallino, e perché quest'oggi non corre in macchina da solo, ma corre senza dubbio con il ricordo del suo amico Anthony Huber, che ieri è morto in GP2. Questa mattina è commovente l'abbraccio tra Charles Leclerc e il fratello e la mamma di Antoine Huber. Tra l'altro c'è stato un minuto di silenzio prima del Gran Premio, ma anche prima della corsa della Formula 3. Leclerc, assieme a diversi altri uomini della Formula 1, si è presentato a questo minuto di silenzio già a quello della Formula 3 per andare proprio a salutare la famiglia dello sfortunato pilota transalpino. Serie di doppiaggi per Leclerc e Hamilton, 1:48.7 per Leclerc, 1:47.5 Hamilton rosicchia un altro secondo e due. Attenzione, siamo al 42esimo dei 44 giri, Hamilton si fa minaccioso. A questo punto Leclerc deve essere anche bravo, furbo e, perché no, fortunato nella gestione dei tanti doppiati che si trova davanti, e non sono più tante le possibilità che ha Lewis Hamilton di raggiungere e anche proprio di tentare tecnicamente il sorpasso in pista per andare a prendersi questo successo, ma è giusto seguire il tutto con il cuore in gola. E vedremo se Charles Leclerc sulle sue spalle saprà reggere la pressione del ritorno di Lewis Hamilton, che ora è a 1,5 secondi dal pilota monegasco, e con essa anche il peso del tifo e delle aspettative di un team, la Ferrari, che non vince da tantissimo tempo, se non vado errato che non vince addirittura da Austin dell'anno scorso con il successo di Kimi Raikkonen. Ha già sfiorato la vittoria in due occasioni quest'anno Leclerc, al Gran Premio del Bahrain dove lo ha fermato un problema tecnico e al Gran Premio d'Austria. Siamo all'ultimo giro, 1:06 a questo punto intravede il traguardo Charles Leclerc davanti a sé, deve gestire 1:03 giù in discesa, impicchiata verso l'Eau Rouge, ora in salita verso il Radillon, quella compressione che prima ti schiaccia a terra poi sembra farti voler decollare verso il gelo, scollinato il Radillon in pieno verso il rettilineo del Kemmel. Attenzione perché davanti a Charles Leclerc c'è lotta tra quei piloti che vi dicevamo, ruote fumanti per il pilota della Renault Hülkenberg, che ha passato Gasly, che non si faccia distrarre Charles Leclerc da quello che succede davanti a sé, ma che tenga la barra dritta e rimanga concentrato sull'obiettivo. 1:02 per Lewis Hamilton, la sagoma della Mercedes si fa sempre più ingombrante negli specchietti. Ora siamo nel tratto misto, bandiere gialle nel secondo settore, attenzione c'è un incidente, c'è una Alfa Romeo a muro e crediamo sia proprio quella di Antonio Giovinazzi. Non vorremmo sbagliarci, ma crediamo sia proprio quella di Antonio Giovinazzi, che è uscito fuori al secondo curvone di Puan. Peccato, peccato per Antonio Giovinazzi, che è andato a picchiare duramente. A questo punto immaginiamo che esca la safety car e che la gara possa anche essere neutralizzata, perché la macchina è in una posizione oggettivamente pericolosa, bandiera gialla, e immaginiamo che a questo punto Lewis Hamilton non riuscirà a tentare l'attacco nei confronti di Giovinazzi ci dice che sta bene, è ok, questa è una buona notizia perché l'urto è stato veramente violento. Questo weekend, certamente. Quello di Antonio Giovinazzi, ma ora concentriamoci su Charles Leclerc. Ultima chicane, chicane bus stop verso destra, poi il richiamo verso sinistra sul traguardo, a tagliare il traguardo alle sue spalle. Lewis Hamilton non può più raggiungerlo e allora Charles Leclerc vince il Gran Premio del Belgio davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Primo successo in carriera per Charles Leclerc, che non sembra neanche voler alzare le mani in segno di giubilo, lo fa solamente in questo momento. Una vittoria importantissima per la Ferrari, una vittoria importantissima per Charles Leclerc, una vittoria più che mai emozionale per il pilota della Ferrari. Le macchine ora si fermano, rientrano in corsia box direttamente dopo la sosta, non si fa il giro d'onore in Belgio, e allora finalmente è arrivata questa tanto agognata vittoria per la Ferrari, probabilmente nel giorno migliore che potesse succedere. Occhi lucidi per Charles Leclerc, occhi anche chiusi a un certo punto, continua a rimanere in macchina, fissa il volante, sguardo fisso nel vuoto. Possiamo solamente immaginare le emozioni che passino nella testa di questo ragazzo in questo momento. Ora lo sguardo è verso il cielo mentre va
a togliersi il casco. È veramente molto emozionato e molto colpito, molto quasi provato, passatemi il termine, da quanto accaduto. Una gara estremamente intensa nel giorno più difficile per lui, che si trasforma nel giorno più bello fino a questo momento della sua carriera in Formula 1. Ancora il casco in testa, indica con il dito verso il cielo, scende dalla macchina e va a salutare, si appresta a salutare poi i suoi meccanici, va a chiamare il cameraman e mostra la scritta Racing for Antoine con il numero 19, che era il numero di gara del suo amico scomparso. Insomma, una gara dalle mille emozioni, dai mille temi, dai mille sentimenti, che porta la firma di Charles Leclerc sulla pista più bella, più terribile, più amata dai piloti. Charles Leclerc conquista il primo successo in carriera, vince il Gran Premio del Belgio, primo successo stagionale per la Ferrari davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. A chiudere la top 10, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Sergio Perez, Daniel Kvyat, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Lance Stroll. Si è fermata proprio all'inizio dell'ultimo giro la McLaren di Lando Norris, che viene classificato come primo ridoppiato, undicesimo, una disdetta per il pilota della McLaren, che aveva fatto una grandissima gara, ma i riflettori sono tutti per Charles Leclerc, che, ve lo diciamo, ha ancora il casco in testa, non si è ancora tolto il casco in testa, probabilmente commosso, con le lacrime agli occhi, non vuole mostrare al mondo quello che è il suo stato d'animo in questo momento. Ora va a abbracciare il suo manager Nicolas Todd, che è il figlio di Jean Todd, già numero uno della Ferrari per tanti anni e ora presidente della FIA. Si avvicina ora agli altri piloti, si avvicina a Valtteri Bottas, che lo congratula, si abbracciano, ora va alle operazioni di peso ancora con il casco in testa. Ma ribadiamo, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Belgio, il suo primo successo in Formula 1, il pilota più giovane a vincere un Gran Premio con la Ferrari e, perché no, l'inizio di una nuova era in seno al cavallino con questo pilota, che aveva già sfiorato la vittoria quest'anno in diverse occasioni e finalmente è riuscito a raccogliere il bersaglio grosso. Sale ora in questo momento sul podio Charles Leclerc, un'esultanza comunque misurata per tutti, ma anche e soprattutto per il pilota monegasco. Ed ora parte proprio l'inno del Principato di Monaco, possiamo ascoltarlo prima di ascoltare poi successivamente l'inno di Mameli per la Ferrari. Del Principato di Monaco per il successo di Charles Leclerc nel Gran Premio del Belgio. Il volto di Charles Leclerc fa veramente vedere le mille emozioni contrastanti che lo stanno attraversando, la gioia contenuta per la prima vittoria e i pensieri rivolti chissà dove, rivolti all'amico scomparso ieri, Antoine Hubert, nell'incidente in Formula 2. Ed ecco l'inno di Mameli. Meccanici che lo cantano, lo sentirete in sottofondo.
E questa è l'inno di Mameli, il volto di Charles Leclerc che fa l'occhiolino ai suoi meccanici, ma con una gioia, lo ribadiamo ancora una volta, estremamente contenuta ed estremamente soprattutto pensierosa, e con la mente che vaga immaginiamo all'amico scomparso ieri Antoine Hubert. Riceve in questo momento la coppa, la alza, abbassa lo sguardo ma alza il dito indicando il cielo, indicando la dedica ad Antoine Hubert. Ora la musica della Carmen, che di solito è il preludio dello champagne, festa con lo champagne che non viene assolutamente celebrata per rispetto nei confronti della tragedia di ieri. L'unico che utilizza la bottiglia di champagne è Lewis Hamilton, ma per berla, per dissetarsi. Charles Leclerc l'appoggia invece, poi la prende, ed ora i piloti scendono dal podio.